Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo vlog che inizio a metà mattinata. Sto aspettando appunto l'uscita di Alessandra dalla materna e visto che manca ancora un quarto d'ora ho pensato di iniziare adesso il vlog, raccontarvi un po' appunto, non dico quello che ho fatto stamattina perché chi ha visto il vlog precedente già lo sa. È stata una mattinata a casa dove ho fatto pulizie base, devo continuarle perché mi sono dedicata principalmente al lavoro. Stamattina dovevo consegnare, come vi ho già detto nel precedente video, delle fatture elettroniche perché hanno cambiato tutta la modalità, quindi è stato un po' più complicato, quindi ho fatto quello e dovevo consegnare degli ultimi lavori, insomma mi sono dedicata al lavoro. Ho iniziato finalmente a compilare l'agendina con anche i nuovi evidenziatori, quelli a unicorno, ve li ricordate? Me li regalò Riccardo all'anniversario. Sono degli unicorni impilati uno all'altro che stanno anche in piedi tipo torre e in realtà dentro sono degli evidenziatori, quindi ho iniziato un po' a attaccare gli stickers. Questa agenda ha tantissimi sticker, insomma mi sono un po' dedicata a tutte queste cosine un po' burocratiche e agendina, insomma. In più sono contentissima perché sto aspettando un pacco da Amazon, non vi dirò che cos'è. Però ho diciamo sfruttato i soldini, parte dei soldini che mi hanno dato i miei e nonna per Natale. In realtà questa cosa l'avevo già acquistata, ma era veramente una ciofeca, detto tra noi. Comunque quando arriverà il pacco vi dirò tutto e capirete. Una cosa però mi dispiace un pochettino di me, cioè nel senso, quando ho fatto l'ordine mi sono un po', diciamo, pentita, ho subito detto no, vabbè, nuovamente per Natale, anche se comunque una cosa che serve, una cosa per migliorare i video, tutto quello che volete, però non è una cosa per me come persona, quindi che ne so, qualcosa da vestire, qualcosa per me. E di nuovo una cosa per il lavoro, comunque. A me piace un sacco fare i video, quindi la parte YouTube è lavoro ma anche piacere, perché comunque per me è un hobby fare video, è un piacere stare con voi, cioè lo farei comunque, magari non con questa frequenza, ma lo farei comunque anche gratis, cioè nel senso, ve lo dico onestamente, perché mi fa stare bene e per molti anni ho fatto video senza ricavarci un ragno dal buco, cioè proprio niente. Più che altro ho proprio pensato questo, ecco, ho preso una cosa per un hobby, mettiamola così, ma non per Roberta, cioè non è propriamente per me. Però vabbè, sono comunque stracontenta di averlo preso, perché era un po' che ci pensavo, ci ripensavo, ho guardato 300 video, diciamo tutorial, recensione, ho guardato anche le recensioni su Amazon. Ci ho pensato e ripensato mille volte, mi sono consultata con le amiche, insomma, 3000 pensieri e alla fine ce l'ho fatta. L'ho preso, quindi arriverà oggi, spero me lo lascino a casa se non ci sono, ho messo di lasciare sulla porta perché come puntualmente capita l'orario di consegna o è alle 11 oppure nella fascia che dove sono fuori a prendere i bimbi, quindi o me lo lascio davanti alla porta. Comunque ho lasciato questa istruzione avendo la fortuna, diciamo, di abitare in una casa indipendente, lascio il cancello aperto e lasciano sulla porta, quindi comunque dovrei trovarlo al mio ritorno. Ormai i corrieri di Amazon li conosciamo, sono sempre i soliti due, quindi di solito sanno che devono lasciarlo lì. Niente, vi aggiornerò più tardi, adesso vado a prendere Ale, aspetto ancora 5 minuti e ci vediamo dopo.
Quanto godo, quanto sto godendo. Ditemi voi, no? Mi ha versato il succo. Un bambino di 2 anni e meno dispettoso. Grazie. Momento camino, ho qui lo scatolone, ma voi non lo vedrete, mi sa. E sto preparando. Ma la scatola l'ho già messa, perché avevo preso anche la scatola, quella di Amazon, perché aiuta per accendere. E Ricky si è fatto il lavorone di prendere tutti i legnetti, perché in questi giorni ha piovuto sempre, ha piovuto e nevischiato. In realtà doveva nevicare, invece poi ieri non ha nevicato, ha fatto solo pioggia. Comunque sto facendo le prime clip con il microfono e mi sta piacendo da impazzire, quindi se mi ero minimamente pentita di averlo preso, ho già cambiato idea. Mi piace proprio tanto tanto. E niente, adesso provo ad accendere, speriamo non siano ancora umidi perché quando è così è un incubo, non si accendono. Mi ha nascosti troppo bene. Andare adesso, però dentro c'è una confezione così con le istruzioni e vari fogliettini. È veramente molto molto carino, mi piace un sacco. Qua dentro questa retina, diciamo, c'è il cavetto per ricaricare il microfonino. Ovviamente solo la parte da attaccare qua, l'altro si alimenta tramite telefono. È per iPhone, solo per iPhone questo qua, e ha anche il gattino da mettere sopra il microfono se sono in giro, se c'è vento, eccetera, eccetera. E poi qua abbiamo appunto il microfono, che è questo qua, adesso è girato al contrario perché questa è la molletta, fatto così, e di qua abbiamo la parte da attaccare al telefono. Super di qualità, veramente un audio spettacolare. Non so se ho già ripreso con quello, non mi ricordo, forse qualcosina sì, quando lo stavo provando quando Ricky scherzava con il succo e quindi qualcosa si è sentito, però devo ancora capire, anche perché con l'applicazione si può impostare il volume, si può mettere super sensibile. Se magari sto facendo un mukbang, si sentono tutti i rumorini, oppure farlo un po' più basso, si può ridurre il rumore, quindi se sto vloggando in strada, ci sono delle macchine che passano, c'è casino, sono al mercato, per dire, si può anche volendo ridurre, togliere proprio i rumori circostanti e sentire solo la voce, se si è in contesti particolarmente fastidiosi, se no a me i rumorini nei vlog piacciono, penso anche a voi, quindi non penso lo utilizzerò tantissimo, però quando magari c'è proprio tanto rumore fa piacere comunque andare a ridurre un pochino. E niente, tanto adesso devo cucinare, quindi volevo provarlo un po' con voi, quindi vado ad attaccarlo, imposto l'audio per quello che più o meno ho capito con l'applicazione e così mi date un feedback, mi dite nei commenti se vi piace, se notate una differenza, comunque se si sente più che altro, anche se mi allontano dalla fotocamera, quindi magari non lo so, se sto cucinando, se sto stendendo i panni, anche se adesso con l'asciugatrice non lo farò molto spesso, magari quando farà più caldo, oppure se sto sistemando casa e mi sposto dal telefono e vi voglio comunque parlare, voi mi potete sentire sempre bene, quindi secondo me è un regalo super utile. E quindi niente, adesso lo attacco e cuciniamo un po' insieme. Devo fare delle patate proprio bollite in insalata, tipo, no?
diciamo insalata, anche se ci sono solo patate, penso. Adesso vedo se c'è qualcos'altro che potrei aggiungere. Ma non credo ci sia qualcosa che... Ci andrebbero i fagiolini, ma non li ho. Quindi patate ne ho poche, tra l'altro, perché le avevo già utilizzate per farle con l'hamburger. Quindi ne ho solo proprio 4, quindi giusto così in una ciotolina. Volevo fare queste patate bollite con olio, un filo d'olio a crudo e il prezzemolo. E poi faccio i bastoncini, quelli là buonissimi di Eurospin, alle verdure. Li farò in friggitrice d'aria, così non vado a mettere olio. Assolutamente vengono buonissime anche senza l'aggiunta di olio, cioè se avete piacere o non vi state diciamo tenendo un pochettino, potete dare qualche spruzzata con questi qua che sono l'ideale. Io l'ho preso su Temu a pochissimi euro, penso 2-3 euro, non di più, che è uno spruzzino appunto per spruzzare in maniera un po' più omogenea l'olio e non andare proprio a versarlo dalla bottiglia. Questa patatina a cuore. No, questa ve la devo raccontare. Praticamente i miei genitori per la Befana sono riusciti a cambiare le carte che avevano preso, le carte gioco della famiglia che avevamo già. Non so se vi ricordate, nel vlog di Natale noterete che io dico appunto che era un doppione purtroppo. E quindi sono riusciti a cambiarlo ed è il gioco di nomi, cose, città. E dopo ve lo faccio vedere. E sulla scatola c'è come esempi di nomi, cose, città, Teresa, che è il nome di mia nonna, quella che appunto è volata in cielo diversi mesi fa. E Torino, che è la mia città, la città di mia nonna, appunto, no? E quindi ci sono rimasta. Infatti ho subito poi chiamato mia mamma, le ho fatto la videochiamata e ho detto: "Ma non hai notato nulla?" E lei non l'aveva notato, infatti fa: "No, vabbè." Ci sono rimasta proprio perché, tra l'altro, Teresa non è un nome tanto comune al giorno d'oggi, forse una volta lo era di più. Adesso si sente veramente poco Teresa come nome. E quindi quando l'ho letto in un gioco da tavola, un gioco di carte per bambini, sinceramente è molto strano. E tutte le volte anche che vedo qualcosa a forma di cuore, no, là sono patate crude, direi che non ti piacerebbero, lascia stare. Tra l'altro ho sbagliato, le ho tagliate a fette, ma così cuociono prima, non importa, abituata a fare le patate fatte per la friggitrice, le ho tagliate. E quindi niente, le metterò tipo a fettone così. Adesso ci metto anche il sale che ho dimenticato perché stavo parlando. E la cosa bella anche di questi microfoni è che posso parlare a bassa voce, visto che Riccardo comunque sta dormendo e io riesco a fare tutto, a parlarvi. Poi comunque posso fare la riduzione del rumore, magari se c'è Alessandra come adesso con il film, lo sentite sicuramente già meno. Fatemi sapere, però comunque volendo clicco un tastino e c'è anche la riduzione del rumore, quindi fantastico. Cioè, per ora mi stanno piacendo tanto, però aspetto un vostro feedback che secondo me sarà positivo perché ho già sentito qualcosina. Le patate le ho messe, adesso aggiungo il sale. Vedo l'ora che sia il momento nanna perché ho una voglia di farmi una doccia calda proprio. Sapete, no? Quando proprio si ha voglia della doccina calda. Ma adesso mi faccio aiutare dai miei fanciulli che mi aiutano sempre ad apparecchiare la tavola, devo essere sincera. Adesso, friggitrice ad aria. Friggitrice ad aria e ci mettiamo questi qua, provateli se non li avete mai provati, sono qualcosa di buonissimo. 10 bastoncini di verdure, anche per i bimbi magari no, li invogliano un po' a mangiarle. Dentro sono, non lo so cosa li rende così buoni, hanno un gusto proprio buono, buono, buono. Certo non sono dietetici, sono comunque come i bastoncini Findus, vedete, praticamente quelli di pesce. Non so, penso ne farò due pacchetti perché comunque siamo in quattro,
non so se ci staranno tutti, adesso ci proviamo. È così, dovrebbero bastare per tutti, ma poi tanto c'è anche altro, appunto, vi dicevo, faccio anche una bella insalata. E voilà. Poi costano anche poco e sono buoni, veramente buoni. Vediamo qua cosa consiglia. Preparazione in padella e in forno. Adagiare i bastoncini ancora surgelati in una teglia senza ungerla. Cuocere a forno preriscaldato a 210 per 10-12 minuti. 210. No, devo alzare, allora qua arriva 205 e invece che 10-12 minuti ne metto 14. Cos'altro dovevo fare? Potrei fare anche, visto che i bastoncini sono solo di verdure e proteine non ce n'è, magari faccio due o tre uova, visto che siamo in quattro, tanto Ale non le mangia, tre uova bollite e le aggiungo nell'insalata. Ho cucinato tutte queste cose, ma ho quasi fatto spegnere il camino. Ma è arrivato qualcuno in mio soccorso. Vero? Buonanotte. Ho detto che ho cucinato tutte queste cose, ma ho fatto spegnere il camino. No, non hai fatto spegnere. Ma è arrivato lui in mio soccorso. No, non ho fatto altro che mettere un pezzo di legno. Ah, boh. Niente di più. Meno male. Ragazze, buongiorno, eccoci qua, nuova mattinata, nuovo giorno, oggi è venerdì, sto andando a lavoro perché devo fare delle riprese, però ho detto vabbè, dobbiamo provare assolutamente il microfono anche in macchina, perché non l'abbiamo ancora provato e quindi così mi date un feedback, anche se sono in giro, vediamo un po' come si comporta. Io adesso vado a parcheggiare.
così vado poi a piedi, faccio un pezzettino a piedi e ovviamente stamattina dolori da ciclo, quindi meno male che lavoro oggi, che così domani posso morire tranquilla. Morire tranquilla tra virgolette, perché domani è il compleanno di nonna e quindi ho invitato appunto mio papà a venire a portarla da noi, così festeggia con noi, con i nipotini, insomma si passa una giornata un po' più speciale, diciamo. E quindi morire tranquilla no, però almeno sarò comunque a casa mia e quindi qualsiasi problema, insomma, sono a casa. Ops, devo stringere la vite dietro la pinza del telefono. Anzi, mi metto un po' più spostata perché qui non mi piace. Il problema di quando sono in preciclo è che tutto quello che mangio, specialmente al mattino presto, mi sta proprio sullo stomaco. E quindi, visto che devo andare al lavoro, volevo far colazione. Tanto c'è il bar davanti, solo che ho paura che poi mi faccia stare male. Però anche resistere 2 o 3 ore a stomaco vuoto, comunque lì fa caldo, perché comunque ci sono i phon e quant'altro. Dopo un po' mi sento proprio male. Già è successo una volta che sono uscita e sono corsa al bar disperata perché stavo proprio svenendo dalla fame. Quindi preferirei mangiare anche solo una briochina vuota, vedere un attimino cosa trovo e magari mi prendo una bottiglietta d'acqua e me la tengo comunque nello zaino, così se mi venisse sete ho qualcosina dietro. Vabbè, adesso inizio a scendere, mi avvio, tanto ho ancora mezz'oretta, quindi faccio una capatina a mangiucchiare qualcosa perché ho già i morsi della fame praticamente. Col fatto che mi sto tenendo, ovviamente lo stomaco si sta, rispetto a come mangiavo prima, mi sto tanto tenendo e adesso sotto ciclo sarà veramente complicato, perché sotto ciclo proprio me ne fregavo di tutto. Quindi è anche per questo che al mattino mi sveglio proprio con questa grossa fame, quindi per quello vi dico non potrei mai resistere fino alle 11 mezzogiorno, quindi devo mangiare qualcosa. E così testiamo i rumorini del nuovo microfono, perché ho visto che è anche molto adatto per fare tipo i mukbang, gli ASMR, perché si sentono tutti i rumorini molto. Posso scegliere se l'audio può essere molto forte, quindi sentire proprio ogni piccola cosa, oppure se medio o basso, cioè si può impostare sull'applicazione, quindi molto carino. E quindi lo mettiamo un po' alla prova, magari faccio la riduzione del rumore, vediamo se nel bar che c'è rumore si sente bene. Insomma, facciamo un test. Reflex presa, ho preso tutto. Fa un freddo cane sti giorni, veramente c'è il gelo polare artico. E ho nascosto il microfonino sotto il giubbotto, speriamo che non se ne accorga nessuno. Tre, due,
Uno. Ta-dam! Dopo il lavoro, ragazze, mi sono fatta fare i capelli perché avevo i capelli legati. Comunque, ieri sera ho fatto la doccia e non ho lavato i capelli perché era tardi. Sono in momento ciclo, quindi ho detto: sai che c'è? Mi faccio fare una bella piega. Ho fatto proprio solo la piega. Mi hanno messo anche un fissativo che dovrebbe farli durare un po' di più. E sono molto lunghi, me l'hanno detto anche loro, e quindi sono comunque pesanti e faranno un po' di fatica. Mal che vada, li ritoccherò io ancora un po' con la piastra. Però mi ha messo anche il termoprotettivo, mi ha messo. Infatti profumano tantissimo, profumo buonissimo, tipo cocco vaniglia, buonissimo veramente. Quindi sono super contenta. Ricky non ho detto nulla, così adesso che vedo Ricky e Fede, Ale, tutti quanti, faccio sorpresina che mi sono fatta i capelli. E basta, così per domani, per il compleanno di nonna che vengono da noi, sono già in ordine, senza dover impazzire perché già non sono informissima, quindi almeno poi. Sono passata, beh, la macchina fotografica l'ho già messa dietro perché appunto vi dicevo sono andata a fare le riprese e sono passata anche, mi fa effetto parlare così piano, così ASMR mood. Aspettate perché c'è un po' di traffico e quindi stavo guardando. Allora, ho preso da Carrefour, ci sono queste nuove buste con tutte le città sopra. Ne ho presa una perché mi serviva. Sono un po' imbalsamata con questa sciarpa, ho tanta tanta voglia di toglierla perché comunque col sole fa un po' caldo. Allora ho preso due di Coca-Cola originale, cioè originale nel senso la classica perché la zero ai miei non piace tanto e quindi ho preso questa così piace a tutti. Poi ho preso, vabbè, un tè al limone, ragazze, non so tirarvelo fuori tutto. Ho preso una pasta sfoglia. Guardiamo da qua, perché è un po' un casino. Poi ho preso due confezioni di gnocchi. Volevo farvi vedere questi, ma non li trovo, vabbè, non importa. Gnocchi di patate. Ho preso una bottiglia di succo di frutta all'albicocca. Ho preso il tè preferito mio di Fede, quello l'Earl Grey. Poi ho preso un Kinder Sorpresa di Frozen e due confezioni di Wuster perché domani che vengono i miei, ho detto appunto io prendo da bere e faccio i salatini, quelli al Wuster che a mia nonna anche piacciono tanto e quindi glieli faccio. E basta. Quindi ho preso proprio queste due scemenze al supermercato. E basta, adesso aspetto 5 minuti, vado a prendere Ale, poi vado a prendere Fede, poi mi incontro con Ricky. Adesso vediamo se mangiare un boccone in giro perché dobbiamo aspettare un'oretta, che appunto poi Fede deve prendere il treno col papà e quindi per non fare avanti e indietro che non ha senso, non farebbe neanche tempo a pranzare, vediamo di mangiare una sciocchezzina fuori. Poi so che Ricky deve fare delle fototessere, dovrei farle fare anche ad Alessandra, infatti quasi quasi faccio che fargliela fare, così poi vado a farle un documento e boh, basta. Comunque vi piace questo microfono? Fatemi sapere.